Questo programma è promosso da ANCI Abruzzo e ISEA, con il sostegno di Ecosism, di Donato S.P.A., fratelli Ettore e Carlo Barattelli, Sciarra Costruzioni, Ierbelli Costruzioni, Falone Costruzioni, Eternedile Magazzini per l'Edilizia, Madis Costruzioni. La sfida della nuova programmazione dei fondi europei, oggi integrati da quelli del Recovery Fund. Sollecitare la semplificazione amministrativa affinché si possano creare dei posti di lavoro stabili e trasparenti, ma soprattutto riuscire a trasformare le opportunità del momento in un benessere stabile e duraturo per tutti i cittadini. E questa è la sfida che oggi si trova ad affrontare il mondo dell'edilizia e che noi vi vogliamo raccontare con Cantiere Abruzzo. Presidente Dintino, qual è il motivo che vi ha spinto ad ideare questa nuova trasmissione? Salve, un cordiale saluto naturalmente a tutti i telespettatori di Cantiere Abruzzo. Noi vorremmo dare in maniera innovativa tutte quelle informazioni di tutto ciò che c'è in edilizia, nel nostro campo. L'edilizia è il motore dell'economia, se non riparte l'edilizia non riparte l'economia dell'Italia. E quindi riteniamo che in un prossimo futuro noi possiamo dare al sistema paese, a quello economico, sociale e di rigenerazione, se noi pensiamo soltanto al fatto di tutte le innovazioni che abbiamo nella rigenerazione urbana e nel settore delle infrastrutture. Come ha detto lei prima, il nostro piano di resilienza e di ripresa, dove ci sono ben 240 miliardi, è un'opportunità troppo grande per non essere colta. Sono tante quindi le innovazioni introdotte adesso in ambito normativo. Quali sono i limiti che lei intravede e soprattutto, parlando in positivo, come piace fare a voi imprenditori, quali sono le opportunità che però adesso vanno assolutamente colte? Come dicevo, il piano di ripresa e resilienza ha soltanto un grosso ostacolo, la burocrazia. Tant'è vero che il governo sta tentando di fare delle norme di semplificazioni proprio per cercare di spendere questi soldi, perché la vera scommessa sta proprio lì. Noi dobbiamo essere in grado di progettare e mettere sul tappeto queste risorse, altrimenti non coglieremmo il risultato auspicato. Naturalmente abbiamo anche tanta fiducia nel Superbonus, ma anche lì c'è una grossa criticità, e cioè la temporalità della legge. Noi purtroppo al 2023 è una promessa, al 2022 oggi sicuramente non darà quei risultati sperati e sarà la solita montagna che potrebbe partorire un topolino. Lo spirito di squadra è quello che ha caratterizzato e che caratterizza Cantiere Abruzzo. Quali sono i partner di questa iniziativa che vuole ringraziare? Naturalmente il consorzio ISEA e l'ANCI Abruzzo la fanno da padroni, ma sicuramente un ringraziamento forte vanno ai miei colleghi delle territoriali, perché i presidenti, e ringrazio per tutte le imprese delle territoriali, i presidenti di Chieti Pescara, Gennaro Strever, dell'Aquila, Adolfo Cicchetti, e di Teramo, Ezio Ierbelli. Naturalmente ringrazio anche il presidente dell'ANCE Giovane Abruzzo e delle Onibus, che tutti si sono subito affiancati a questa mia idea di introdurre una trasmissione che parlasse anche alle famiglie, che facessero capire quanto è importante il nostro settore, anche perché non dimentichiamo che un'impresa ANCE ha un codice etico, ha una professionalità e un approccio al lavoro
molto molto importante, metodico e, come dicevo prima, soprattutto professionale. Il superbonus 110% come perno sul quale risollevare l'economia italiana dopo il flagello del Covid. Introdotte dal secondo governo Conte nel decreto rilancio e ampliate nel decreto semplificazioni, le agevolazioni sommano il sisma bonus, che incentiva l'adeguamento sismico, e l'ecobonus, che agevola i lavori di efficientamento energetico. Mentre fino al 2020 le detrazioni previste per questi due bonus erano al 65%, durante la pandemia sono state alzate al 110%. L'obiettivo è quello di dare nuova linfa al settore dell'edilizia, ritenuto di primaria importanza per la ripresa economica del paese. La filiera delle costruzioni è infatti vastissima, comprende le imprese coi loro dipendenti, architetti e ingegneri, e ancora idraulici e elettricisti, il produttore di materie prime e l'agente immobiliare. Secondo uno studio ANCE elaborato su dati Istat, una domanda di 1 miliardo indirizzata all'edilizia genera effetti diretti e indiretti per 2,292 miliardi, una crescita di circa il 130%. Se poi si considera anche l'effetto indotto, la ricaduta sul sistema economico è di 3,513 miliardi, un aumento di oltre il 250%. Una ricaduta simile è prevista anche nell'occupazione. Ogni miliardo produce un incremento di 15.555 posti di lavoro, di cui il 64% direttamente nel settore delle costruzioni e il resto nei comparti collegati. Per effetto del superbonus, tutti gli interventi indirizzati verso un minor impatto sull'ambiente e di adeguamento sismico, nonché in seguito agli aggiornamenti quelli per l'eliminazione di barriere architettoniche su edifici che offrono servizi sociosanitari, sono completamente detraibili. Le abitazioni quindi possono diventare più sicure anche a costo zero per il cittadino. Ma non solo, il superbonus potrebbe avere un effetto positivo anche sui conti pubblici. Uno studio di Lewis Business School e Open Economics ha calcolato l'impatto delle agevolazioni sulle casse dello Stato. Un investimento edilizio di 8,75 miliardi di euro nel triennio 2020-2022, questa la stima CRESME Camera dei Deputati, produrrebbe un valore aggiunto per il Paese pari a 16,64 miliardi, tenendo conto anche della spesa edilizia sugli altri settori. Secondo lo studio, inoltre, se si valutano anche gli effetti dell'economia sommersa e il valore delle imposte quali IVA ed IRES, in 10 anni il saldo sarebbe positivo per 811 milioni. Una ricetta, insomma, che va incontro a pubblico e privato, che consente di realizzare case più confortevoli, con un minor impatto sull'ambiente e di conseguenza riducendo i consumi in bolletta, ma soprattutto più sicure, dove poter dormire sonni tranquilli a costo zero. In collegamento con noi Flavio Monosiglio dell'ANCE Nazionale, direttore, ben ritrovato con Cantiere Abruzzo. Qual è in questo momento lo stato dell'arte del superbonus, soprattutto alla luce dell'introduzione del decreto semplificazioni? Buonasera. Io sono il direttore del centro studi dell'ANCE e mi occupo in particolare dell'attuazione del super bonus 110%, che per il settore delle costruzioni rappresenta un'occasione molto grande di rilancio e per il paese un'altrettanto importante occasione di miglioramento energetico e sicurezza degli edifici. Lo stato dell'arte è presto detto, sono appena giunti gli ultimi dati sull'attuazione, si parla di oltre 18.500 cantieri aperti in questo momento per un valore complessivo di 2,5 miliardi. Di questi un 40% dell'importo è costituito da condomini ed è un successo tutt'altro che secondario, perché l'intervento sui condomini è stato dall'inizio uno degli obiettivi della norma, che ha voluto già dal compimento delle prime fasi, dei primi vagiti della creatura, semplificare per esempio l'accesso proprio dei condomini alla decisione di intervento. Non era sufficiente quello che era stato fatto, in quanto è apparso del tutto evidente come le norme
complesse e sicuramente difficili da seguire del super bonus imponevano, per esempio, ne dico una per tutte perché è il problema più importante, la conformità urbanistica asseverata degli interventi. Ora sappiamo tutti le condizioni delle nostre città, dei condomini delle nostre città, difformità che alterano la storia edilizia appunto di tutti gli edifici sono frequentissime, rappresentano da una survey che abbiamo fatto, da uno studio che abbiamo fatto, quasi il 60% dei fallimenti del super bonus derivano dalla impossibilità di determinare la conformità urbanistica. Il DL 77, quello semplificazioni, all'articolo 33 è intervenuto da pochi giorni a correggere questa difficoltà. In che modo? Beh, innanzitutto attribuendo un carattere speciale e prevalente all'obiettivo di efficientamento energetico e di sicurezza appunto sull'ordinamento generale. Come lo fa? Disapplicando la decadenza del beneficio che vale per tutti i bonus. C'è un articolo, il 49 del testo unico sull'edilizia, che dice che per tutti gli incentivi fiscali deve essere dimostrata la conformità urbanistica degli immobili. Nell'impossibilità di poter accedere a questi incentivi, l'articolo 33 del DL semplificazione dice per questi interventi, quindi miglioramento energetico e miglioramento antisismico, finanziati appunto con i super bonus del 110%, questa decadenza avviene soltanto se la comunicazione di inizio lavori è fatta in modo sbagliato o i lavori sono fatti in modo errato rispetto alla comunicazione, non nel caso in cui ci siano delle difformità. Ora, questa è una norma che ha dato grandi aspettative, anche noi siamo molto attenti nel vederne l'applicazione. Io non sono un detrattore della norma, secondo me è una prima risposta che andrà sicuramente descritta bene, spiegata, ha bisogno di una certa dose di normativa secondaria, uno per tutti, i moduli su cui si fa la comunicazione di inizio lavori asseverata, la CILA, non esistono perché quelli che sono attualmente esistenti non prevedono un certo tipo di interventi, quindi andrà fatta una normativa, una modulistica speciale. Sono tra quelli che non ritiene un condono mascherato come qualcuno ha avanzato, non si parla di condono, la nostra associazione è stata chiamata a valutare questa norma, per quanto è possibile abbiamo cercato di aiutare. Beh, noi abbiamo chiesto che fossero impregiudicati tutte le azioni, proprio perché si capisse che non sarebbe stato un condono, contro cui noi dell'associazione abbiamo sempre posto un giudizio molto negativo sull'abusivismo in genere. Quindi è una norma potenzialmente utile che va spiegata e definita in tutta la sua interezza, perché noi vorremmo che tutti i cittadini potessero accedere a questo a questo bonus, e non perché magari l'inquilino del piano di sopra ha chiuso un pezzo di balcone con una veranda, tutto il condominio non può accedere a quel beneficio. Assolutamente sì, si dice che con l'introduzione appunto della CILA, di questa nuova modulistica, si ottengono dei risparmi di tempo di addirittura 3 mesi, ma soprattutto un risparmio complessivo di 110 milioni di euro. Cosa manca però secondo l'ANCE ancora da fare in termini quindi di snellimento della burocrazia, perché in Italia sicuramente uno degli ostacoli maggiori è rappresentato dalla eccessiva burocratizzazione di alcuni procedimenti? Beh, allora, è vero, e questa riforma, questa insomma semplificazione va anche incontro a questa esigenza. Voglio ricordare che il lockdown e quindi lo smart working ha creato delle grandi difficoltà anche da parte dei comuni nel rispondere alle tantissime richieste di accessi proprio agli atti urbanistici. Questo determinava e determina tutt'oggi delle attese di svariati mesi che poi sono incompatibili con la durata molto ristretta. Quindi io credo che la trasformazione da SCIA a CILA, quindi da un'autorizzazione richiesta ad una comunicazione fatta dalla famiglia, dal proprietario dell'immobile, comunicazione che presuppone un'attivazione immediata
dell'intervento senza la necessità di accedere agli atti dei comuni è una semplificazione potenzialmente straordinaria. Ora i tempi stanno correndo e i mesi avanzano, sembra ieri che era il luglio del 2020 quando è iniziata la vigenza della norma, abbiamo dovuto aspettare febbraio 2021 per vedere le prime domande. Da qui adesso il decreto è in conversione in Parlamento, quindi ci sono 60 giorni di tempo per la sua conversione in legge. Noi speriamo che in questi mesi si cominci, le norme sono vigenti perché il decreto legge è immediatamente vigente, però in questi due mesi di conversione in legge spero che si possa definire tutta la normativa, perché a metà luglio, metà agosto veramente, dovrebbe essere, no, i primi di agosto dovrebbe essere pronta appunto questa normativa e si parta, perché i tempi non sono, insomma, sono molto stretti, ricordiamo le scadenze, sono il 31 dicembre 2022 per i condomini, 30 giugno per le unifamiliari, a meno che non abbiano fatto il 60% e possano arrivare anch'essi al 31 dicembre 2022, quindi siamo molto stretti, un condominio ci mette molto tempo, caro. Quindi diamo spazio a questa riforma, seguiamola bene, spieghiamola bene, non è un condono, non è una autodenuncia come qualcuno ha detto, è un modo per prendere atto del fatto che in Italia c'è una grande distanza tra la realtà documentale urbanistica e catastale e la realtà che invece vediamo tutti i giorni nelle nostre case e nelle case dei nostri vicini. Scommessa che vale un'impresa per il futuro. La Barattelli Gravina è stata la prima idea imprenditoriale che è riuscita a realizzare che sta realizzando un edificio con il superbonus al 110, giocando d'anticipo rispetto ai tempi del governo. Sì, è stata una scommessa, anche un pizzico di fortuna. Eravamo già pronti con il progetto e la commissione del condominio quando è uscito il decreto di rilancio che ci consentiva di partire a luglio 2020, abbiamo immediatamente avviato il cantiere. Tenete conto che in realtà la conversione definitiva in legge è avvenuta mesi dopo, quindi è stata un'avventura in tutti gli effetti che però si è conclusa positivamente. Abbiamo trovato una banca, in particolare la BCC di Roma, che ha istruito positivamente la pratica e ha acquistato il credito d'imposta, e quindi siamo molto contenti che quest'opera si sia avviata nei tempi previsti. E nei tempi di questa intervista c'è in atto un nuovo decreto, che è quello semplificazioni, che però ha dei limiti, presenta dei limiti soprattutto di carattere temporale, secondo voi imprenditori? Sì, il decreto semplificazioni ha agevolato in parte il lavoro dei tecnici, tuttavia il tema principale è che ad oggi noi abbiamo questa scadenza temporale del 31 dicembre 2022. Tenete presente che per fare degli interventi di questo genere ci vogliono minimo 2 anni tra progettazione e realizzazione. È evidente che nessuno partirà se non ci sono certezze. La certezza il governo potrà darla solo a fine anno con la prossima finanziaria, quindi questo determina una compressione dei tempi, un'incertezza da parte dei committenti, degli imprenditori, anche delle banche, che giustamente si fanno i loro conti prima di accettare di acquistare e finanziare un credito di un intervento del genere. Di conseguenza ci vorrebbe una certezza di tempistica più definita per dare agli imprenditori e anche ai committenti e ai cittadini delle risposte certe. Ma c'è un altro limite secondo lei, quale? Il limite, guardi, sono anche adesso il caro materiali, che purtroppo ci ha preso in pieno. I giornali sono pieni di articoli delle associazioni di categoria, alcuni materiali si sono addirittura raddoppiati. Il governo anche in questo deve intervenire, deve sicuramente fare una norma, una camera di compensazione, perché ci ha lasciati soli un po' in mezzo al guado. Ciò determinerà che alcuni interventi non partiranno proprio, perché dove ci sono
una forte incidenza di materie prime come il ferro, l'acciaio, il calcestruzzo e il petrolio, è chiaro che l'imprenditore si fa i suoi conti e si ferma, e questo è un peccato perché incide fortemente sulla rottamazione degli edifici, come è stato proprio questo il caso, perché ricordiamolo, questa è una demolizione e ricostruzione sofferta che ha avuto un iter molto travagliato che oggi felicemente sta andando in porto. Quali sono state le complessità riscontrate a partire dall'inizio dei lavori? Le complessità sono state quelle in questo cantiere particolare, la demolizione che è stata abbastanza complicata, quindi è stata abbastanza operosa nel suo genere. Per quello che poi possiamo prevedere è l'approvvigionamento dei materiali, perché come diceva il dottor Barattelli, in questa fase particolare i prezzi e l'approvvigionamento dei materiali in essere sono veramente complessi, vista la forte richiesta da parte di tutti gli altri cantieri e le altre realtà operative. In collegamento con noi Valeria Erba, la presidente per il terzo mandato consecutivo dell'Associazione Nazionale di Isolamento Termico Nazionale, una donna ingegnere dal 2008 a capo di queste associazioni, e con lei vogliamo fare il punto sul superbonus. In particolar modo vogliamo analizzare due criticità che stanno emergendo in maniera particolarmente evidente: da una parte quella relativa all'approvvigionamento dei materiali e dall'altra parte gli innumerevoli dubbi dei professionisti. Innanzitutto vi ringrazio per l'invito, fa sempre molto piacere essere presente in questi momenti di informazione e di formazione, credo anche che siano importanti. Sì, allora ANIT è l'Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico Acustico e rappresentiamo 95 aziende e 3.900 professionisti che si occupano proprio di questo settore, per cui quando si parla di incentivi per interventi di efficientamento energetico, ovviamente noi siamo dentro in tutto e per tutto, quindi cerchiamo di lavorarci e soprattutto noi lavoriamo molto anche a livello istituzionale, quindi con i ministeri, con l'ENEA, con gli enti normatori, cercando di portare appunto, come hai detto, il punto di vista delle aziende e dei professionisti. Per cui da una parte c'è un tema legato ai materiali e tornando sul tema principale, ossia sul concetto del superbonus, abbiamo visto tutti, soprattutto nei cantieri, le imprese lo stanno vedendo, c'è una carenza di materiali che ha portato a un grosso aumento dei prezzi. L'aumento dei prezzi non è solo dovuto a quello, ma è dovuto anche a altre situazioni, diciamo, internazionali, per cui diciamo che ci sono state diverse situazioni, compresa anche la pandemia, che hanno portato a delle variazioni non indifferenti. Devo dire che le nostre aziende, che molte diciamo lavorano in tutto il mondo, ce ne sono alcune prettamente italiane che hanno stabilimenti in Italia, ce la stanno mettendo tutta, lavorando veramente 24 ore su 24, però star dietro a tutte le richieste non è effettivamente facile, non è veramente facile, perché il superbonus ha attivato un mercato non indifferente, questo è vero, è una grossa opportunità, io questo lo dico, non posso che dirlo, però purtroppo in tempi molto molto stretti, quindi questo sta creando anche questa rincorsa a fare lavori, a riuscire a finirli nei tempi previsti. Si sperava col decreto, diciamo, di proroga che ci fosse una proroga al 2023, almeno a fine 2023. In realtà siamo rimasti al 2022 solo per determinati interventi, diciamo. Ci auspichiamo che magari con la legge di conversione, esatto, questa proroga possa essere ancora riportata più avanti, proprio perché ci si rende conto che non stiamo rincorrendo dei lavori col rischio anche, mi dico, di farli male, oltre che con un problema di prezzi e di cantieri eccetera, ma anche a volte col rischio di farli male per poterli chiudere velocemente. In questo tema tu prima mi hai chiesto se i professionisti sono adeguati, le imprese. Io credo di sì, io credo che i professionisti siano abbastanza adeguati, le imprese, ci sono tantissime imprese qualificate, e io dico sempre, mi raccomando, quando fate un tipo di intervento, adesso parlo ad esempio di un isolamento a cappotto, che è il tipico intervento di isolamento che stanno cercando di fare tutti i condomini, tutte le villette eccetera,
andate su imprese qualificate che sono in, che fanno quello di mestiere, perché purtroppo poi il rischio è anche quello, magari si va un prezzo inferiore ma poi dopo si rischia veramente di fare un lavoro fatto male in fretta, e questa è una difficoltà non indifferente per le imprese, per i cantieri, per chi lavora. I professionisti si stanno qualificando, invece parlando proprio dei tecnici, nel senso che stanno cercando di capire bene come funziona. Come abbiamo visto, il Superbonus mette al professionista addosso una responsabilità non indifferente, che non aveva prima con l'ecobonus, con gli altri bonus non aveva queste responsabilità, e questo lo porta a essere molto molto più attento. E quindi banalmente anche vi dico il concetto della conformità urbanistica, che da un sondaggio che noi stiamo facendo negli eventi che stiamo proponendo si evince proprio che una delle criticità maggiori del Superbonus 110 è la conformità urbanistica, che sta bloccando tanti cantieri. Ma non è una cosa che è uscita col Superbonus. Il 380 ha sempre previsto che se io voglio richiedere degli incentivi non posso avere degli abusi, quindi devo verificarla. Però evidentemente prima i professionisti non si sentivano grosse responsabilità, per cui effettivamente forse non la verificavano tutti. Oggi invece la verificano tutti, o cercano di verificarla tutti, perché le responsabilità sono grosse. E io vi dico, io abito a Milano, solo a Milano qualche mese fa per accedere agli atti di fabbrica ci volevano 6 mesi, quindi capite che non è gestibile. Adesso hanno aperto uno sportello, per cui ci vuole un po' meno tempo, però si parla sempre di mesi per accedere agli atti di fabbrica. Poi bisogna vedere se ci sono degli abusi, come sanarli, quindi il tempo di tutte queste pratiche è veramente lungo. È per quello che dico che è fondamentale una proroga in tempi un po' più lunghi di questo provvedimento, perché se no veramente rischiamo di vanificare un'opportunità che effettivamente era una grossa opportunità, a mio parere, ecco, questo è. Assolutamente, anche perché si parla di questo Superbonus come uno degli strumenti fondamentali per far ripartire un settore intero, ma soprattutto per avviarsi verso quella transizione al verde delle nostre città, auspicato a livello europeo e a livello mondiale. I luoghi dove abitiamo stanno cambiando i loro profili, così quindi come i profili dei professionisti che si devono adeguare a questo nuovo sistema. Sicuramente il decreto semplificazioni, forse con l'introduzione di questa CILA, sta cercando di ridurre i tempi, anche se appunto voi come ANIT auspicate comunque ad una proroga del decreto, che ci aspettiamo tutti che avvenga nella riconversione di legge. Sì. La legge di semplificazione, il decreto legge, perché poi anche quella di semplificazione è un decreto legge che deve essere convertito anche quello, per cui anche il decreto legge, quello di semplificazione, sì, diciamo che ha tentato, mi viene da dire, di aiutare i professionisti nel semplificare la burocrazia e nel ridurre i tempi, perché credo che l'obiettivo forse di quello che hanno scritto era più una questione di riduzione dei tempi, perché come vi ho detto prima, anche solo accedere agli atti di fabbrica ci vuole del tempo, poi bisogna mettere a posto gli abusi, ci vuole dell'altro tempo, e fino all'altro ieri tutto questo doveva essere fatto prima ancora di iniziare tutti i lavori. Oggi quello che ha introdotto la legge di semplificazione è dire: bene, per il Superbonus si può fare una CILA, siccome con la CILA io non ho l'obbligo della verifica dello stato legittimo, posso cominciare i lavori. Detto questo, non è una sanatoria, cioè non è che vada in deroga. Non ha un super condono. Assolutamente, quindi il professionista e poi l'utente finale si trova comunque in una situazione per cui il professionista deve dichiarare lo stato di fatto, per cui se c'è un abuso deve dichiarare che c'è l'abuso, ok? Quindi nel momento in cui il professionista dichiara l'abuso, mi viene da dire, o quantomeno dichiara lo stato di fatto, il comune può verificare se c'è un abuso, mm-hmm. E quindi di conseguenza è inevitabile che si debba entrare nel merito. Posso entrare nel merito della conformità magari dopo aver iniziato i lavori? Va bene, però poi mi chiedo, se poi dopo non riesco a sanare l'abuso, cosa succede? Con i tanti, come la mettiamo? Diventa complicato. In più io dico un'altra cosa di questa legge di semplificazione, che noi stiamo
cercando di modificare, che è stata introdotta solo per il super bonus. Ora, noi ricordiamoci che i lavori che si stanno portando avanti spesso e volentieri mettono insieme diversi provvedimenti, super bonus, magari l'eco bonus, piuttosto che il super bonus e in una parte il bonus facciata, piuttosto che il super bonus e il bonus casa. E se mi trovo in questa situazione, che cosa faccio? Siccome il concetto della CILA è stato introdotto solo per il super bonus, a quel punto decade questo concetto, perché se io nello stesso intervento richiedo le detrazioni per il super bonus e magari per l'eco bonus piuttosto che per il bonus facciate, non funziona. Quindi mi viene da dire: o introducete la cosa per tutti questo tipo di provvedimenti, se no diventa veramente ancora più complicato anziché semplificare. Cioè io dico, capisco la buona fede, capisco la volontà di questo testo, però forse deve essere rivisto, migliorato e adeguato un po' a tutto il contesto e anche ai professionisti, cioè magari sentendo anche i professionisti. Se realizzo l'isolamento termico delle pareti di casa con cappotto esterno, posso usufruire del super bonus del 110%? L'intervento di isolamento a cappotto su edifici esistenti è uno degli interventi più diffusi e di quelli che garantiscono i migliori risultati in termini di efficientamento energetico e riduzione dei consumi. Il decreto rilancio, che introduce l'agevolazione del superbonus con un'aliquota al 110%, lo considera un intervento trainante insieme all'isolamento di coperture e pavimenti quando complessivamente raggiungono almeno il 25% della superficie disperdente dell'edificio. Per usufruire di questa agevolazione, quando si realizza un intervento di isolamento a cappotto, è necessario che l'edificio sia dotato di impianto di riscaldamento, che la parete, dopo aver realizzato il cappotto, rispetti i limiti di trasmittanza termica previsto dal decreto requisiti tecnici del 6 agosto 2020, che i materiali isolanti che vengono utilizzati rispettino i criteri ambientali minimi, che permettono di definire le caratteristiche di questi materiali dal punto di vista della sostenibilità ambientale e non solo dal punto di vista delle prestazioni tecniche. Ed infine, ultimo requisito molto importante, è quello che riguarda il miglioramento di due classi energetiche. Questo è un requisito assolutamente indispensabile per l'accesso agli incentivi. Rispetto a questo bisogna però evidenziare che l'intervento di isolamento a cappotto da solo quasi mai permette di raggiungere questo salto di due classi. Però la stessa legge prevede la possibilità di combinare più interventi trainati e trainanti per raggiungere il miglioramento delle due classi. Pertanto, ad esempio, l'isolamento a cappotto può essere abbinato all'isolamento della copertura o all'intervento trainato di sostituzione degli infissi o, ancora, volendo intervenire sugli impianti, può essere abbinato alla sostituzione del generatore di calore o all'introduzione di fonti energetiche rinnovabili. Per questa puntata è tutto, io vi do appuntamento al prossimo cantiere. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti voi. Questo programma è promosso da ANCI Abruzzo e ISEA, con il sostegno di Ecosism, Di Donato S.p.A., Fratelli Ettore e Carlo Barattelli, Sciarra Costruzioni, Ierbelli Costruzioni, Falone Costruzioni, Eternedile Magazzini per l'Edilizia, Madis Costruzioni.